Ben ritrovati pinguini, oggi sono in compagnia della mia amica perché lei voleva farmi alcune domande e oggi risponderemo alle sue domande. Presentati. Allora, mi presento, sono Lucilla, vivo nel Regno Unito come Valerio. Sono una studentessa di dottorato in lettere classiche, quindi quanto c'è di più lontano penso dall'informatica, da tutto quello che riguarda un computer. E okay, quindi sono qui per questo, perché non ci capisco niente. Ok, quante domande hai preparato? 4. Ok, 4 domande, quindi questo potrebbe essere un video un po' più lungo dei soliti, però prima di cominciare ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così da non perdervi altri video disagiati con i miei ospiti. Tra l'altro tu sei la mia prima ospite. Oh, è un onore. Inoltre, seguiteci entrambi su Instagram, qui sotto troverete in sovraimpressione i nostri tag. Sono sicuro che volete più seguire lei che me, ma questo non è un problema. E adesso diamo via al disagio. Qual è la tua prima domanda? Allora, la mia prima domanda è: che cos'è il machine learning? Ok. E come funziona? Minghia. Ok, prima di spiegare come funziona, cioè come funziona lo spiegherò però in maniera molto generale. No, nel dettaglio. Ok, sono nel dettaglio, dovrei mandare di là al computer. Sì, io devo... Sì. Esplodo, mi esplode il cranio. Cioè, allora, c'è un evento di qualche settimana, un mese fa, che ha visto che avendo due schermi passavo le finestre tra due schermi e la... niente. Triggerata. L'abbiamo persa. Dunque, perché fai questa domanda sul machine learning? Perché è un argomento che mi affascina alquanto, però non ne so niente. Cioè, sento... Zero? Zero. Sento parlare di qua, sento parlare di là, però non ne so niente e soprattutto a volte tendo a confondermi tra machine learning, intelligenza artificiale. Ok. Quindi... Ok. Un'infarinatura. Ok, dunque, il machine learning è quella che viene definita una classe di algoritmi di informatica. Né più e né meno. Algoritmi che imparano a eseguire dei compiti partendo dai dati. Ora, questa cosa può sembrare un pochettino ostica da capire, perché per contestualizzare è meglio capire quali problemi vengono affrontati con machine learning e come vengono affrontati prima del machine learning. Perché così è fondamentale. Esatto, perché così riesci a capire il motivo per cui questa, utilizzo un termine improprio, nuova frontiera dell'informatica sta diventando molto, diciamo, in voga in questo ultimo tempo. Perché non è corretto dire nuova frontiera? Perché i primissimi algoritmi di machine learning esistono prima che esista il computer. Cioè, parliamo del 1800. Ok. E qui qua abbiamo un nuovo ospite oggi. Dunque, stavo dicendo, alcuni algoritmi, tipo regressione lineare, che viene utilizzato molto in matematica o in economia, prima che addirittura venisse inventato l'elettricità. Ok, quindi detto ciò, io vorrei portarti un esempio. Supponiamo che tu debba tradurre dall'inglese all'italiano e viceversa, visto che noi abitiamo nel Regno Unito, è una cosa molto vicina a noi. Mm-hmm. Ci siamo? Ci siamo. E supponiamo che io voglia tradurre questa semplice frase. I like playing football. Mm-hmm. Ora, questa è una frase semplice, il significato è ovvio, mi piace giocare a calcio. Se non ci fosse, diciamo, nessun algoritmo di machine learning, noi dovremmo fare un programma che praticamente prende, che ne so, la cosa più semplice che possiamo fare, proprio, lo so che è sbagliato, ma la cosa più semplice che possiamo fare per fare una prima bozza. Tradurre parola per parola. Okay. Quindi, se tu traduri questa cosa parola per parola, verrebbe qualcosa simile, io piaccio giocare calcio. Mm-hmm. Non è perfetta, ma prende l'idea. Prende l'idea. Ora, poiché, diciamo, c'è una cosa che tu magari potrai correggere qua, una forma, diciamo, nominale della frase. Mm-hmm. In italiano è un po' come complemento oggetto, come si dice? A me piace. Sì, è impersonale il verbo piacere. Esatto, quindi come possiamo sistemare questo algoritmo? Creando delle regole in cui dici, se c'è il verbo like vicino a un pronome, questo può essere tradotto con mi piace o a me piace, in base alla forma atona o quella tonica. Mm-hmm. Queste cose le so pure io. Della forma atona e tonica del... Il mio lavoro è finito. Giusto? Mm-hmm. Perfetto. Possiamo anche aggiungere un'altra regola. Quando abbiamo un verbo come il verbo piacere, questa regola possiamo anche applicare se utilizziamo altri verbi modali. Il verbo che va a seguire è all'infinito. Infinito. All'infinito. Quindi se tu metti queste regole, allora
la frase che abbiamo tradotto in maniera naive poco fa può venire tradotta come: a me piace giocare calcio. Uh-huh. Ora, non so per quale regola dell'italiano qui ci va una preposizione, però parlando un po' una mezz'oretta con te magari trovo una regola per metterla là. Perché possiamo aggiungere delle regole per gestire determinate situazioni durante la traduzione. Però già hai visto che io con una semplice frase ho trovato due regole e una me la devi dire tu. Certo. Quindi siamo, diciamo, su tre regole più o meno per rendere, diciamo, tradotta in una maniera che può essere apprezzabile da un umano, diciamo. Aggiungiamo un'altra complicazione. Io ti dico in inglese I like playing guitar. Se utilizziamo lo stesso algoritmo con le stesse regole, viene qualcosa: mi piace giocare la chitarra. Perché verbo playing ha più di un significato. È come la parola like. Perché like utilizzato come verbo significa piacere, ma like in inglese utilizzato come preposizione significa come. Come. Quindi dovremmo creare altre regole che ci gestiscono il contesto. Non è semplice. Allora tu cosa puoi fare? Supponendo che tu abbia un modello per tradurre, tu dai a questo modello delle coppie di frasi italiane e di frasi inglesi. E lui impara automaticamente il contesto e apprende in maniera automatica quale parola mettere al posto giusto. Ok. Ovviamente più i modelli sono grandi, per grandi intendo proprio grandi dal numero di vista della dimensione in megabyte, e più questi modelli riescono ad esprimersi meglio. Questi modelli vengono addestrati molto spesso ad andare da A verso B e B verso A, perché se tu hai delle coppie di lo stesso testo, sia in italiano che in inglese, puoi andare in entrambi i sensi. Quindi tu dai queste due coppie e il modello che si occupa di capire il contesto, utilizzando quello che si chiama attention mechanism, su cui non voglio entrare nei dettagli, che però riesce a, in qualche modo, a imparare automaticamente quello che viene definito un mapping da una parola messa in un certo contesto in un'altra lingua. Ora, quando poco fa hai detto una cosa molto intelligente, tu dici: qual è la differenza fra machine learning e intelligenza artificiale? Intelligenza artificiale è una disciplina. Ok. Un ambito di ricerca. Perché da anche machine learning è un ambito di ricerca. Diciamo che l'intelligenza artificiale utilizza una vasta gamma di roba, e per l'intelligenza artificiale machine learning è uno dei tanti tool messi a disposizione. Perché all'inizio, agli albori dell'informatica, quando negli anni 80 c'erano i giochi per giocare a scacchi, il computer giocava in base alle regole. Regole che ti ho detto poco fa. Infatti quello si chiama rule-based artificial intelligence. Adesso si va su reti neurali, cioè machine learning non è intelligenza artificiale e né viceversa. L'intelligenza artificiale usa machine learning. Com'è? Bene. Ci siamo? Sì. Benissimo. Ora che abbiamo risposto alla prima domanda, qual è la sua seconda domanda? Allora, la seconda domanda è: che cos'è il Wi-Fi? Yeah. Ok. E te la faccio perché mi è venuta in mente un po' così, per scherzo, per gioco, perché in realtà mi sembra una domanda molto stupida, però poi pensandoci in realtà io ho detto: ma come cazzo funziona? Come funziona? Come funziona il Wi-Fi effettivamente? Ovviamente, anche in questo caso, spiegare come funziona è molto generale. Ok, perché immagino che ci sia sempre un livello di difficoltà sotto che non vogliamo scoperchiare. Esatto, anche perché spiegarti come funziona il Wi-Fi nel dettaglio bisogna spiegare due cose: l'aspetto ingegneristico delle telecomunicazioni e l'aspetto informatico che ci sta dietro. Ok. Io vado su generale su entrambi, per darti un'infatti. Ah, una bella. Ti spingi anche un po' nell'ingegneria. E più che altro sulle telecomunicazioni. Allora, prima di tutto tu sai cosa significa Wi-Fi? No. Wi-Fi. Sorpreso. Wi-Fi sta per wireless fidelity. Ok. Ok. Il Wi-Fi è semplicemente un sistema che è stato inventato diversi anni fa la trasmissione di dati senza fini. Ok. Non è che il Wi-Fi ha inventato la trasmissione senza fili. Tu sai chi è stato il primo a mandare un messaggio senza fili nella storia? Io che cazzo ne so. Guglielmo Marconi. Perché lui ha inventato il telefono senza fili. Quindi già queste cose esistono prima che l'informatica venisse, diciamo, in auge. Prima che arrivasse il wifi esistevano le trasmissioni senza fili: la televisione, la radio, il telecomando del televisore. Alla fine tu mi potrai dire che cosa di speciale. Prima di capire cosa c'è di speciale bisogna distinguere due grandi famiglie di trasmissioni senza fili: quelle analogiche e quelle digitali.
quelle analogiche sono tipo la vecchia TV o anche la vecchia radio. Invece le trasmissioni digitali sono, per esempio, non so se tu hai mai avuto un decoder Sky. Sì. Il digitale terrestre, okay. La radio DAB, che è quello che ho in macchina io quando guidiamo, c'è il disagio in auto, il Bluetooth, il Wi-Fi, questi sono tutti digitali. Ora, la differenza fra una trasmissione analogica e quella digitale, io sto sempre sul generale. Quella analogica, quando tu trasmetti il segnale può assumere tutti i valori all'interno di un intervallo. Se tu hai un intervallo di 0 e 5, tu puoi prendere tutti i valori. All'interno le trasmissioni digitali posso prendere solamente due valori, 0 e 1. Mm-hmm. Fine. Okay. Tu trasmetti solo 0 e 1. Ok. E nonostante che possessa una cosa molto limitante, sono più affidabili di quelle analogiche. Per dei problemi che sorvoliamo. Va bene. Meglio sorvolare. Non indaghiamo. No. Se non fosse così, perché allora in Italia hanno cambiato 8 volte il digitale terrestre? Ce ne sarà un motivo. Infatti si scombinavano tutti i canali. Esatto. Io da questo momento in poi mi focalizzerò sulle trasmissioni digitali. Le trasmissioni digitali si differenziano l'una dall'altro di 4 fondamentali fattori. Mi sono limitato solamente su questi fattori. Mm-hmm. La frequenza a cui operano, e quindi anche la larghezza di banda, la modulazione del segnale, il protocollo di comunicazione e la direzionalità della trasmissione. Ora ti faccio dei esempi su tutto. Meno male. Tranne sulla modulazione di segnale, perché lì siamo proprio troppo tecnico. Sai che c'è tipo, per esempio, trasmissione analogica AM/FM. Sì. Quelle sono quelle più semplici. Mm-hmm. La modulazione di segnale digitale è molto più complicata. Ora, sicuramente saprai, la trasmissione senza fili viene fatta mediante la trasmissione di segnali radio. Mm-hmm. Quindi, e i segnali radio, o meglio, nello più specifico, di onde elettromagnetiche. Mm-hmm. E le onde elettromagnetiche viaggiano a determinate frequenze. Il Wi-Fi viaggia su due frequenze principali, 2.4 GHz o la 5 GHz. Mm-hmm. Okay. Tu mi potrai dire, perché proprio queste frequenze? È un motivo legale. Ah. Perché, non so se tu lo sai, per le trasmissioni radio o televisive, le compagnie che trasmettono, tipo Mediaset, devono acquistare le frequenze. Ok. La frequenza 2.4 GHz e 5 GHz sono, nella maggior parte degli stati, se non addirittura tutti, quelle libere. Ok. La stessa frequenza che opera anche un telefono cordless. Mm-hmm. Tu vedi dietro, almeno quello che aveva mia mamma a casa mia, c'è scritto 2.4 GHz. Okay. Questo però cosa può comportare? Se tu a casa hai diversi dispositivi che operano questa frequenza, ci possono essere delle interferenze. Mm-hmm. Infatti, io sono sicuro che tu non l'avrai mai fatto, ma io sì. Quando tu accedi all'impostazione del tuo router, mm-hmm. Puoi cambiare il canale. Mm-hmm. Di solito il numero dei canali Wi-Fi cambia da stato a stato. Se non ricordo male, in Italia sono 12-13 canali. Okay. Quindi se tu vedi che il tuo file è lento, prova a cambiare canale, magari c'è qualcosa che sta interferendo. Mm-hmm. Per quanto riguarda invece il protocollo di trasmissione, qui si apre tutto un mondo che cerco di restringere facendo degli esempi. Il fatto che ci sia un canale di comunicazione non vuol dire che noi riusciamo a comunicare. Ok. Ti faccio un esempio. Supponiamo che noi utilizziamo come canale di comunicazione i segnali di fumo. Mm-hmm. Semplice, no? È come i nativi americani. Mm-hmm. Noi siamo a chilometri di distanza, ovviamente non c'è wifi perché siamo nel nulla. 1500 e nel nulla. E nel nulla. Dobbiamo comunicare mediante segnali di fumo, quindi devo accendere un falò e comunicare qualcosa. Mm-hmm. Ok, tu vedi una linea di fumo dritta, supponendo che ci sia poco vento, una linea di fumo dritta, che vuol dire? Poi, che ne so? Non lo sai, perché avere un canale di comunicazione non vuol dire comunicare. Mm-hmm. Noi prima ci dobbiamo mettere d'accordo cosa significa, certo, il segnale di fumo. Allora, una linea dritta, giusto? Dal mio punto di vista è una cosa semplice da fare. È una cosa che posso mettere, se sono un nativo americano, in qualche secondo. Mm-hmm. Quindi, dal mio punto di vista, noi ci mettiamo d'accordo che se tu vedi una linea dritta, significa che è una cosa che ho fatto di corsa, vuol dire che ho bisogno di aiuto. Mm-hmm. Immediatamente. Ok. Io accendo il fuoco e me ne scappo. Mm-hmm. Dovete aiutarmi. Se invece vedete che io ho il tempo di prendere un ventaglio e farla svolazzare un pochettino, mm-hmm, significa che non sono nell'immediato pericolo, però dovete organizzarvi per darmi supporto. Da lì a poco aspettatevi che vedete un segnale dritto. Mm-hmm. Perché sono nella merda. Okay. Quindi voi iniziate a organizzare. Se invece io ho molto tempo e accendo un fuoco e faccio le bolle di fuoco mettendo la coperta, stai mettendo la coperta, no, e fa le bolle, sì, di fuoco, okay, la missione è compiuta. Ottimo.
Quindi hai capito che avere un mezzo di comunicazione non vuol dire saper comunicare. Mm-hmm. Ora, tu una cosa che tu non hai detto poco fa, quando tu ti sei presentata, è da dove vieni. È vero che vivi nel Regno Unito, ma da dove vieni? Volevo nascondere le mie origini burine, ma da Roma. Se noi utilizziamo come mezzo di comunicazione la parola e inizi a parlare in siciliano, io non capirei niente. Perché ci dobbiamo mettere d'accordo sulla lingua. È la stessa cosa è per l'informatica. Il wifi, a parte quella cosa che hai detto sulla frequenza, sulla modulazione di segnale, ha anche il protocollo. Sai come si chiama il protocollo del wifi? No. IEEE 802.11. E qui mi hai persa. Andata. L'ultima cosa che dobbiamo definire è la, diciamo, direzionalità della comunicazione. Esistono due modi per mandare i messaggi. Simplex e duplex. E duplex si differenziano in half duplex e full duplex. Sono molto semplici. Ok. Simplex significa che c'è una stazione che manda il segnale a dei vari nodi, tipo la TV, tipo la radio. Perché tu non parli con la stazione, tu ricevi. Mm-hmm. Questa si chiama simplex. Duplex significa che entrambe le parti possono comunicare. Half duplex è la comunicazione che piace a me. Nonostante che possono parlare entrambi, ma parla una alla volta. Senza accavallarsi. Così non si interrompe. No! No! Una alla volta. Invece full duplex... Fa suonare il bordello. Sì, esatto. Va bene. Secondo te il wifi qual è? Sicuramente non è una simplex. Secondo te il wifi... Full duplex. No, è no. Avevo 50% di possibilità. No, il wifi utilizza canali di comunicazione half duplex. Okay. Che ha senso se tu ci pensi? Ok, se lo dici tu mi fido. Per concludere il discorso, quando dici che il wifi è lento, il wifi può essere lento per diversi motivi. Può essere lento perché c'è poca ricezione del segnale, perché magari la casa ci sono dei muri spessi e tu sei lontano. Mm-hmm. Quando c'è poca ricezione del segnale, perché comunque il segnale la devi vedere in maniera molto semplicistica, una cosa binaria. C'è o non c'è? Ok. Che vuol dire che c'è poco segnale? Cioè, prende ma non prende? Significa che quando tu trasmetti un dato, fischi, arrivano fiaschi. Mm-hmm. Quindi c'è un altro indice di errore. Quindi quando c'è un altro indice di errore, si avviene quello che si chiama la ritrasmissione. Mm-hmm. Quindi se io devo mandarti 5 volte fischi e tu ricevi 4 volte fiaschi, quindi te lo devo mandare 5 volte, mm-hmm, nel totale la connessione è lenta. Ok. Perché il vero, diciamo, carico del messaggio, tu mi hai mandato 5 volte lo stesso coso perché io non capivo. Semplicemente. E un'altra cosa da considerare è quanti dispositivi sono collegati. Che appunto c'è un canale di comunicazione half duplex. Parla uno, tu aspetti, parla quello, quello aspetta. Ok, quindi si mettono tutti in fila per parlare. Esatto. Ok, questo segnatevelo così a casa, sapete come risolvere. Hai risposto alla tua domanda in maniera esaustiva? Sì, diciamo che se c'è qualche problema poi non ti preoccupare. Avrò imparato qualcos'altro. Esatto. La prossima domanda? La prossima domanda è: che cos'è il clock di un computer? Ok. E ti dico subito che io non lo so e ti dico anche che questa domanda non l'ho fatta io. Chi l'ha fatta? Me l'ha fatta qualcuno che vuole saperlo, perché io neanche sapevo che si potesse fare questa domanda, però sono venuta qua perché sono io qua in qualità di messaggera e ambasciatrice, porta domande e quindi per favore, okay, rispondiamo a questa domanda da casa, per il pubblico da casa. Prima di tutto salutiamo Federico, perché sì, se l'ha fatta lì. Esatto, ovvio. Che potete benissimo seguire su Instagram, qui c'è il suo tag. Ma non seguitelo perché si impallano i neuroni. Esatto. Da quando gli avevo detto che avevo preso le zucchine non vegane, l'abbiamo perso. Sì, e lì c'è stato un crash del sistema. Esatto. Presidente. Dunque, il clock di un computer. Punto 1. La domanda è intelligente, però è molto riduttiva. Nel senso che il clock non è solamente del computer. Il clock è in tutti i dispositivi elettronici. Ok. La mia telecamera, il mio iPad, il telecomando da televisione. Ah, anche il telecomando. Ti spiegherò come funziona nel dettaglio, perché è una cosa molto semplice. E capirai il motivo perché è in tutti i dispositivi elettronici. Tra l'altro, quando io avevo 15 anni e facevo i miei primi passi elettronica digitale a casa, saldandomi le cose, saldandomi anche il piccolo informatico. Esatto, le dita. Io lo saldavo un cristallo in maniera molto semplice. Tu puoi creare un clock mediante quello che viene chiamato cristallo piezoelettrico.
Cos'è il piezo elettrico? Piezo elettrico. Che nome? Non lo so perché mi fa ridere. Tipo, ti spiezzo in tu. L'abbiamo perso di nuovo. Ci sono. Dunque, il piezo elettrico è la stessa tecnologia che c'è negli accendini. Okay. L'abbiamo perso di nuovo. Un cristallo piezoelettrico è un cristallo che, se sottoposto a una pressione meccanica, genera una carica. Tu fai. È quello che fa la scintillina. Fa la scintilla perché l'azione meccanica genera una carica. Viceversa, soggetto a una differenza di potenziale, emette delle vibrazioni meccaniche. Ok. Quindi vibrando a certa frequenza, tu hai quello che può venire chiamato il clock. Dove lo trovi un cristallo di questo tipo nella vita di tutti i giorni? Negli orologi a quarzo. Il quarzo, il quarzo, il quarzo ha delle proprietà piezoelettriche. Wow. Boom! Mamma mia. E qua mi si è aperto un mondo. Adesso nei dispositivi elettronici non si usa più un cristallo, si utilizzano altri sistemi. Però partiamo dal presupposto che tutti i dispositivi digitali elettronici debbono averlo. Indispensabile. Certo. Ok. Ti spiego perché. Ok. Supponiamo che tu sia a Roma. E io sia, che cazzo ne so, a Bologna. E noi non possiamo comunicare. Ok. Cioè, non abbiamo sistemi di comunicazione. Va bene. A parte quello di sopra illustrato. Ok. Noi possiamo, tra me e te, c'è un'autostrada di esattamente 8 corsie. Quante corsie? 8. 8 corsie. È fondamentale questo numero lì. Va bene. L'unica cosa che tu puoi fare è fare delle misurazioni. Per misurazioni intendo, a un certo punto della giornata, tu vedi quante macchine stanno transitando in quel preciso istante di tempo. Tu metti una riga a terra, tu dici alle 8 quante macchine non sono passate, stanno passando in quel secondo, proprio in quello, alle 8.00.00. Ok. E questo tu lo puoi fare, per esempio, ogni ora. Quindi tu dici, la corsia 1 c'è una macchina, la seconda corsia non ci sono macchine, la terza corsia non c'è una macchina, la quarta corsia c'è una macchina, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Quindi quando tu semplicemente vai a riportare questo dato, tu scrivi 1 0 0 1 0, e ottieni una sequenza di numeri di 8 cifre, di 0 e 1. Ok. Perché 8? Perché 8 è un byte. Tu puoi registrare ogni volta un byte, di cui ogni bit dice se in quel preciso istante sulla linea d'arresto che tu hai segnato, suppongo dritta, non come fanno gli altri di serie A. C'è quella rientrata. Esatto. Tu puoi semplicemente misurare se in quel preciso istante la macchina è passata. Ok. Ma non lo possiamo comunicare. Come tu puoi ben vedere, c'è un problema. Che succede se una macchina arriva 3 secondi dopo? Non la misuro, in teoria. Esatto. Non la segnerai come zero, ma quella macchina arriverà dopo 3 secondi. Perché quello è l'unico modo che noi abbiamo di comunicare. E quindi vede che è un problema. Quindi se io faccio partire le mie macchine un po' come mi pare piace a me, potremmo anche semplificare il discorso. Le macchine vanno a tutte velocità costante. Ok. Però se le faccio partire a quanto pare piace a me, arrivano tutte alla testa di cazzo. Tu riceverai 1100 fino ad arrivare a 8 bit, diciamo. Magari io avevo mandato 11000. E siccome tu puoi misurare semplicemente il passaggio di macchina, non il passaggio di macchina, il non passaggio di macchina, non c'è modo per sapere se è un ritardo o un'effettiva mancanza di una vettura. Arriva il clock. Il clock, nel nostro esempio, è un cazzo di semaforo. Nella mia postazione e nella tua postazione c'è un semaforo. Che quando è verde, faccio partire le macchine, quindi lì partono tutte allo stesso momento. Siccome hai detto che viaggio a velocità costante, quando arrivano da te, arrivano tutte allo stesso momento. Nella realtà le macchine sono gli elettroni, che possiamo presumere che viaggia a velocità costante, anche se poi non è vero, perché comunque il mezzo di trasmissione, che sarà il rame, ha delle resistenze, quindi non dico che tutti arrivano allo stesso istante, però diciamo il fatto che ci sia una sorta di semaforo permette a tutte di arrivare allo stesso tempo e di arrivare allo stesso tempo. Sempre. Perché in un computer un 1 è segnato dalla presenza di corrente, lo 0 dall'assenza di corrente. Ma se lo 0 è un 1 in ritardo, so cazzi. Sì. Ecco perché esiste un clock. Wow. Per sincronizzare le operazioni di un computer.
Ora, andando all'interno di un computer, ti pare che ce n'è solamente uno. Sicuramente quello che diceva Federico era il clock del processore, ma il computer è fatto da diversi dispositivi elettronici, hard disk, la RAM, anche la RAM ha il suo clock, che è molto minore di quello del processore. Infatti, quando il processore deve mandare dei dati alla RAM, siccome il clock della RAM è molto più lento, manda, si sbriga altre cose e poi ritorna. Mentre la RAM è tipo un po' Internet Explorer che arriva... No, la RAM non è come Internet Explorer, Internet Explorer è l'hard disk. Ah, il più lento. Per i tempi del processore, l'hard disk è la cosa più lenta che ci sia. Okay. Anche se con i nuovi hard disk, lo stato solido, la cosa si è un po' migliorata, ma se noi andiamo indietro con gli hard disk, quelli diciamo magnetici, immagina che dal punto di vista del processore, per richiedere, che so, un kilobyte di dato, l'hard disk ci sta, faccio un esempio, un secondo, che per noi un secondo non è nulla. Mm-hmm. Il clock del processore ha fatto 2 miliardi e 500 milioni di volte spegni, accendi. Oh mio Dio. Questo è nel caso di un processore a 2.5 GHz. Esistono anche processori a 3.2 GHz, quindi in un secondo fa 3 miliardi e 200 milioni di volte spegni e accendi. Tra l'altro, il clock è una delle maggiori, ma non solo, una delle maggiori cause del riscaldamento di un dispositivo elettronico o di un processore. Il fatto che si accende così rapidamente genera quello che viene chiamato effetto termico. Quindi quando il mio telefono tipo mi prende fuoco in mano perché ho aperto 10.000 cose è perché il clock. Sì, perché i processori moderni sanno capire quando c'è un carico più o meno alto di lavoro e hanno dei clock variabili. Mm-hmm. Però diciamo non vanno oltre una certa soglia, che è la soglia di design del processore. Mm-hmm. Però, per esempio, nel mio computer che ho di là, io posso fare un'operazione che si chiama overclocking. Però quando si fa l'overclock è una cosa molto rischiosa perché bisogna avere un raffreddamento adeguato. Forse è quello che ha fatto mio fratello quando gli ha preso il computer. Perché aveva la ventola quella che si mette sotto e metteva il ghiaccio sul computer. Quello potrebbe essere un'altra cosa, perché anche una volta mettevo il ghiaccio sul mio portatile, ma perché non funzionavano le ventole? Non so se tuo fratello aveva un problema proprio di ventilazione. No, perché il computer era nuovo. Allora che cazzo ha fatto? Non lo so, ha preso fuoco poi alla fine. Allora, se voi andate su internet e cercate processori overclockate, vedete che questi qua li raffreddano con l'azoto liquido. L'unica soluzione che funziona. Esatto. Quindi in definitiva, per sincronizzare tutti i dispositivi elettronici, bisogna metterlo dappertutto. È così. Non si scappa. Vabbè. No, a meno che ti accorgi di avere dei sistemi che sparano minchiate. Vabbè, cioè... può andare bene le situazioni. Benissimo. Te da dichiarare? Sì, è l'ultima domanda. Il domandone, quello proprio okay. Da poker d'assi. Minchia. Scala reale. Allora, per l'ultima domanda ti devo chiedere qual è la differenza tra i quattro sistemi operativi che conosco, poi non so se ce ne sono altri, però comunque, okay. Qual è la differenza tra iOS, Windows, Linux e Ubuntu? E perché ti faccio questa domanda? Okay. Allora, Ubuntu in realtà l'ho sentito nominare poche volte, mi avevano consigliato di installarlo quando avevo un computer portatile dell'età della pietra, poi ovviamente non ho fatto niente perché già all'epoca non sapevo usare assolutamente nessun dispositivo. iOS lo conosco perché ho un MacBook, però poi quando abbiamo sistemato il mio hard disk, che abbiamo dovuto saltare tra tre sistemi operativi, lì mi sono chiesta, ma perché alcuni vanno in un modo, altri vanno in un altro, qual è la differenza tra i sistemi operativi? E quindi ti sottopongo questo dubbio esistenziale che ho. La domanda è intelligente, il contesto non lo è, perché diciamo che è mischiato un po' di roba. E adesso... Ma te lo potevi aspettare dalla mia ignoranza informatica. E adesso devo distrigare un po' il bando della matassa. Intanto partiamo dall'inizio. Prima dobbiamo capire cosa è il sistema operativo. No, anche questo lo devo sapere perché mi turba questa domanda. Ne ho già accennato in diversi video, ma non ho mai parlato nel dettaglio, almeno di cosa è. Uh-huh. Un sistema operativo è il software di base di un qualunque computer. È quello che permette di garantire un'interfaccia fra l'uomo e la macchina. Okay. L'interfaccia viene data mediante la gestione delle risorse. Il sistema operativo non la fa l'interfaccia grafica, la finestra, il concilio deficiente. Quella è la punta dell'iceberg.
Il sistema operativo gestisce la RAM, gestisce l'accesso ai dischi, gestisce tutte le risorse hardware e permette a te come utente di usufruirne in maniera diretta o indiretta. Che significa diretta? Perché se tu vuoi stampare, tu decidi di stampare, però tu non decidi di usare la RAM, è il computer che si occupa di utilizzarla come utilizzarla e come allocarla. Certo. Gestisce i processi, perché chi e quali programmi devono essere eseguiti. Tu dici, ma io quando apro un programma lo decido io di eseguire. Sì, se tu hai 50 programmi aperti, 50 programmi aperti non vengono eseguiti tutti allo stesso momento. Se hai un processore, diciamo, con 4 core, solamente 4 programmi per volta vengono eseguiti contemporaneamente. Viene fatto una roba che è chiamata scheduling, che noi non ci raccogliamo. Il sistema operativo fa un'operazione che si chiama context switch, che prende un programma, lo metti in stop e continua con un altro. Questa cosa viene fatta diverse volte in un secondo e quindi per noi sembra che sia tutto in parallelo. Noi non sappiamo niente di quello che succede, di quanto faticano questi sistemi operativi. Esatto. Quando c'era, diciamo, una volta, 20 anni fa or sono, i processori single core, questa operazione veniva definita pseudo-parallelismo. Adesso quando abbiamo i processori con 4, 8, 16 core, abbiamo parallelismo reale, però non è che sto apri 50 programmi venuti in parallelo, alla fine il processore ha 4 core, quelli sono, ma c'è, non si scappa. Basta. Ovviamente la discussione è più complicata di così, però la sostanza. E immaginavo. Quindi il sistema operativo ti permette di usufruire delle risorse hardware del tuo computer. Ok. O del tuo cellulare, o della mia telecamera. Che la telecamera c'ha un sistema operativo, che non è nessuno di quelli che tu hai elencati, però è così. Tutti i sistemi operativi, tutti, hanno la parte centrale, che è diversa ovviamente da tutti, e che li rende unici, che si chiama kernel. Ok. Quindi il kernel è quello che viene eseguito, proprio quando accende il computer viene eseguito quello, e poi il kernel stesso è che si occupa di far avviare tutti i servizi. E l'ultimo che viene avviato è l'interfaccia grafica. Quello è l'ultimo. Ok. Molto. Qualche secondo dopo. Ci siamo? Ora diciamo di sì. Parliamo dei 4 nomi che tu hai detto. Va bene. Prima di tutto hai commesso un errore. iOS lo conosco perché ho un MacBook. E il tuo MacBook non hai iOS, ma hai macOS. iOS ce l'hai nel tuo iPhone. Hai ragione. Però, quindi io nella mia testa, io converto la tua domanda, qual è la differenza fra questi, togliendo iOS e mettendo macOS. Ok. Poi iOS lo mettiamo di nuovo. Vabbè. Ora vediamo. Lo buttiamo in mezzo. Lo mettiamo in mezzo perché... Cazzo nella manica, esatto, fino all'ultimo. Esatto. La differenza principale tra quello che è Windows, Mac OS X e Linux, non voglio fare quello che fanno molti su YouTube che dicono sì, su Linux hai questo ma non c'è i giochi, non c'è il cazzo in culo, poi sono tutte minchiate. Si parla di gestione delle risorse. Tutti e tre ormai sistemi operativi riescono a gestire le risorse in maniera adeguata, in maniera efficiente, è il motivo per cui tuttora Windows si crasha sempre più degli altri, dipende da tanti fattori, però una grossa colpa ce l'ha l'hardware, o meglio, la gestione dell'hardware. Ok. Quindi dal mio punto di vista personale, gli altri due sistemi operativi, OS X e Linux, gestiscono l'hardware in maniera migliore, perché sono quelli più versatili. Infatti, Linux tu lo puoi trovare... Ti ricordi il mio spara croccantini del cane? Sì. Prima di smembrarlo, all'interno c'era Linux. È presente tipo tutti i router wifi e tu compri? Dentro c'è Linux. Non ne sono sicuro al 1000x1000 in tutti, però io una volta avevo un router che era sicuramente Linux perché, come dicevi tu, ci chattavo da lì per il comando. Parlavi con il router? Parlavo con il router. Adesso sono un po' più blindati, ma io metto la mano sul fuoco e c'è Linux. Tu ci parli lo stesso? Sì. No? Sì. Sì, ok, vabbè. Ci siamo? Sì. Quindi io li uso tutti e tre, per motivi diversi. Linux per lavorare, Windows solamente per montare video e poco altro. Cioè io per lavorare o per comprarmi le cose su Amazon uso Linux, tra cui uso Ubuntu. Così ci rivolgiamo alla tua domanda. macOS io ce l'ho nel mio portatile, nel mio MacBook. Quindi io per avere il meglio di tutti i mondi li utilizzo tutti e tre, non nello stesso momento. Windows è quello che è perché c'ha il suo kernel. Il kernel di Windows si chiama NT. Vabbè, sì. Lo prendo per dato. Secondo te,
come si chiama il kernel di Linux? E ci posso arrivare? Certo. La risposta è nella domanda. In teoria, quando tu ti riferisci a Linux, tu ti riferisci al kernel. Mm-hmm. Linux in realtà, molti dicono sì, è un sistema operativo, ma in realtà è il kernel di Linux. Cioè Linux è il kernel... Si chiama Linux. Sì. Il kernel, cioè Linux è un kernel di una classe di sistemi operativi definita Unix-like. Ok. Ubuntu è una di quelle tante, vengono definite distribuzioni di Linux. Quindi Ubuntu in realtà è un sistema, è un sistema operativo che un kernel Linux. Esatto, che confeziona interfaccia grafica e vari altri servizi. Ah. Esatto. Wow. Linux è un termine ombrello, però se proprio voglio fare l'informatico rompicoglioni, è il kernel di tutti i sistemi operativi, diciamo, più famosi nell'ambito, diciamo, Linux. Tanto nel mio computer Ubuntu funziona al primo avvio meglio di Windows, perché non devo installare alcun driver a parte il driver della scheda video. Su Windows devo installare anche il driver della scheda madre. È un parto. Infatti, quando è stato Windows su questa macchina, quella che ho di là, ho dovuto scaricare il driver da Linux. Non avevo internet, se non c'è la scheda madre non hai manco internet. Il kernel NT di Windows è a sorgente chiuso, è una cosa che Microsoft solo ha, e si sanno ben pochi dettagli dal punto di vista implementativo. Si sanno come funzionano determinate cose, però il kernel di Linux è open source, ideato da un certo finlandese chiamato Linus Torvalds. So Nvidia, fuck you. Per quello che si chiama Linux. Se lo facevi tu, lo chiamavi Lux. Certo. È regolare. Linux. È regolare. Invece, il kernel di Mac OS X ha una parte open source che si chiama Darwin. Ok. Come ciao Darwin. E una parte closed. La maggior parte delle cose closed source sono i driver. Diciamo, proprietà intellettuale dalla Apple Inc. Ci siamo? Sì. iOS è una, diciamo, versione customizzata del kernel e del sistema operativo di Mac OS X per dispositivi mobile. Parliamo brevemente della storia di questi sistemi operativi. Il primo, diciamo, sistema operativo che esisteva negli anni 70 con i primi supercomputer G mastodontici era un sistema operativo chiamato Unix. Unix praticamente era un sistema operativo closed source. Cosa accade? Sono nati diversi, diciamo, progetti sia closed source che open source. L'ultimo figlio, che in base alle linee di pensiero può essere un figlio buono, un figlio scemo, per noi è un figlio buono, è Darwin. Per noi è un figlio molto buono. Esatto. Linux, molti pensano che derivi da Unix. Non è vero. Linux è uno di quei sistemi operativi definiti Unix-like. Cioè, si comporta più o meno come Unix, ma è stato sviluppato indipendentemente. Che Linus Torvalds si è rotto il cazzo di Unix, ha detto, allora lo copio, però da quello che vedo, proprio dal punto di vista proprio di black box. È molto semplificato il discorso, però per farti capire l'idea. Infatti, quando io chatto, come dici tu, con il terminale, i terminali di Linux, i terminali di Mac OS X sono molto simili. Il 90% dei comandi principali sono uguali. Perché sono imparentati. A voglia. Tipo l'albero genealogico di sistemi operativi. Sì, che tra l'altro vedete qui in sovraimpressione. Benissimo, Lu. Altre domande da chiederci? Guarda, io sono provata. Sei provata? Da questa esperienza. Guarda, io ti faccio una proposta. Questa appuntamento dobbiamo fare una volta al mese. Va bene, è l'appuntamento del video del disagio. Esatto. Dove arriva l'ospite ignorante. Magari poi porti l'altra tua controparte ignorante. Va bene. Lui penso lo perderebbe i primi 5 minuti. Sì, anche secondo me. Però secondo me avrà dei momenti in cui dovrà per forza controbattere, mentre io assimilo senza dire niente. Lui invece si ribella. Si ribella. Benissimo, pinguini. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like, di commentare e perché no, fare anche voi delle domande. Noi vi salutiamo e prima di concludere vi consiglio di andare a guardare questi altri video. Guardate i video di Valerio, perché altrimenti finirete come me, che non so neanche quale sia la differenza tra machine learning, intelligenza artificiale o peggio. Allora, ti interrompo su questa cosa perché non vanno bene i miei detti lavori. Vabbè, comunque guardate i video di Valerio, perché altrimenti finirete come me e questo basta, punto, fine. E ci vediamo con il prossimo video, ciao!